Facile come bere un bicchiere d'acqua, si diceva un tempo. Facile, sano ed economico. L'acqua che stiamo immaginando di bere è quella delle forniture pubbliche che ne rispettino gli standard sanitari, come mi auguro sia quella che fornisce casa tua. Se non che è proprio in quel nostro bicchiere che può nascondersi un nemico pericoloso, anzi, diciamo che c'è quasi sempre. Sono le PFAS bellezza e se vuoi farci qualcosa sarà meglio cominciare subito. Sono Giovanna Bernarecci e questo è Di Alberi e di Altre Meraviglie, Radio 21 Aprile Web per la sostenibilità di tutti i giorni, puntata del 4 aprile 2024, Le verità nascoste PFAS quotidiane. La sigla PFAS è quasi carina. Almeno una volta che hai smesso di parlare come eta beta e rinunciato a pronunciare la F subito dopo la P. Il nome intero te lo dico una volta sola perché è quasi uno scioglilingua. Sostanze poli e perfluoroalchiliche. La sigla viene dal nome in inglese che mi limito a lasciarti immaginare. La sostanza, quello cioè che c'è dietro alla sigla e al nome, carina, non lo è per nulla. PFAS sono infatti e innanzitutto molecole onnipresenti. Si disperdono in natura e hanno invaso ogni angolo del globo, dalle vette remote più incontaminate fino ai poli, dagli animali marini come i cetacei, ai ecosistemi lontani dalle attività dell'uomo, dalla pioggia fino all'acqua di rubinetto delle nostre case. Alcune sono sicuramente cancerogene, altre solo molto probabilmente cancerogene, e sono comunque sempre distruttori endocrini, ossia capaci di incidere negativamente principalmente sul funzionamento della tiroide e di tutto il sistema collegato. Tra l'altro, principalmente sul sistema tiroideo, ma non solo. Tornando a loro, come avrai capito, o forse sapevi già, non esiste un solo tipo di PFAS, si tratta dunque di sostanze prodotte dall'uomo, cioè diciamo meglio di origine e derivazione antropica, con lo scopo di respingere l'acqua, il grasso, lo sporco e il fuoco. A sintetizzarle è l'industria chimica. Ad usarle sono una quantità quasi innumerevole di soggetti produttivi. PFAS sono usate per rendere resistenti alle alte temperature, idrorepellenti, ignifughi, gli imballaggi alimentari, le padelle antiaderenti, il filo interdentale, la carta da forno, farmaci, dispositivi medici, cosmetici, capi di abbigliamento, prodotti tessili e di arredamento, capi in pelle, scioline, cosmetici, gas refrigeranti, ma anche si usano nell'industria elettronica dei semiconduttori, nell'attività estrattiva dei combustibili fossili, in alcune applicazioni dell'industria della gomma e della plastica, nelle cartiere, nei lubrificanti e via dicendo. L'elenco, dunque, non è purtroppo neppure lontanamente completo, quasi è impossibile pensare di riuscire a fare un elenco completo. Le PFAS sono praticamente ovunque. E il guaio serio è che, una volta che gli umani le hanno, diciamo così, create, loro non muoiono più. Non a caso le chiamano anche inquinanti eterni. Non sono, come ti dicevo, ovviamente biodegradabili e quando arrivano nell'ambiente contaminano terreni e risorse idriche. Così te le ritrovi nella frutta, nella verdura e anche, ahimè, in quel semplice ed economico bicchiere d'acqua potabile di cui dicevamo all'inizio. Insomma, non sembra realistico sperare che le PFAS escano per sempre dalla nostra vita, non per ora almeno. E bisogna dire che alcune delle produzioni che le PFAS rendono possibili sono davvero importanti. Intendo dire che forse è un pensiero considerabile quello di rinunciare, che so, alle pentole antiaderenti. D'altro canto, fino al 1938, quando venne inventato il Teflon, si cucinava, ebbene, ugualmente. Anzi, già i romani avevano inventato un sistema di pentole antiaderenti. Le testae cumanae, fatte a cuma dal fondo rosso, che era un rivestimento particolarmente spesso e liscio, capace di permettere la cottura senza grossi attaccamenti, almeno se ci si stava attenti, ma questo ovviamente avviene anche con il Teflon.
Sicuramente però non possiamo neppure pensare di privare i pompieri delle loro tute ignifughe, dove il teflon è praticamente indispensabile. Però è purtroppo altrettanto vero che anche in questo caso le PFAS non si smentiscono. Uno studio piuttosto risalente negli Stati Uniti aveva dimostrato già nel 2020 una maggiore incidenza nei pompieri di forme tumorali alla pelle, ai testicoli, al collo, alla testa, nonché un aumento dei casi di linfoma non Hodgkin. E il problema esiste ovviamente anche da noi. IRP Media ha pubblicato a luglio scorso un interessante, per certi versi agghiacciante, articolo da cui risulta che anche le tute utilizzate in Italia sono pericolose proprio per la presenza di PFAS e che il Ministero dell'Interno, questo non te lo immaginerai mai, è lento nell'iniziare le indagini. In Veneto, per converso, recentemente si è dato inizio ad una indagine approfondita e a studi che possano individuare soluzioni o almeno mitigazioni dei rischi. Questi studi in Veneto sono stati spiegati anche dalla stessa regione con la particolare situazione della popolazione veneta, che senza distinzioni è molto esposta alle PFAS, in quanto in Veneto c'è Miteni, che fino al 2018 ne ha serenamente prodotte di PFAS sversando rifiuti accumuli nelle acque. Se vuoi un po' di storia, ascolta la mia puntata precedente, era il 28 giugno del 2023, e ora è incredibilmente incaricata di gestire i rifiuti chimici pericolosi. Ed è proprio da qui che possiamo ritornare ad un discorso più generale: le PFAS di tutti i giorni, presenti anche nelle frutta e nelle verdure europee, in misura che nell'ultimo decennio si è triplicata. Tra parentesi, in particolare, risultano più inquinate da PFAS le importazioni di frutta e verdura da Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Grecia e Portogallo, mentre da fuori Europa bisogna stare attenti alle merci che provengono da Costa Rica, India e Sudafrica. Verrebbe da dire, e in molti casi trovi scritto, che non c'è niente da fare, le PFAS servono, non si possono eliminare. Però fortunatamente sarebbe inesatto. Innanzitutto esistono già studi approfonditi ed avanzati per trovare alternative all'uso delle PFAS. E materiali PFAS free vengono già prodotti. Ad esempio EcoShield è un rivestimento antiaderente per padelle che non usa il teflon. E Patagonia come VOD sono entrambi produttrici di attrezzature e abbigliamento outdoor, hanno già eliminato l'uso di PFAS nei loro prodotti, come l'ha fatto BioPAP, che produce imballaggi per alimenti, e come lo farà entro il 2025 la 3M, multinazionale nata negli States, che come forse saprai produce dispositivi di protezione individuale, adesivi, abrasivi, pellicole rifrangenti, protezioni antincendio, prodotti dentali, materiali elettrici e circuiti elettronici. Esiste poi una proposta dell'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche per mettere al bando le PFAS. La proposta è dello scorso autunno. L'iter è più o meno in atto, tu ricordatene quando vai a votare a giugno per le europee, perché ovviamente la prosecuzione di questa proposta dipenderà dall'attenzione che chi sarà eletto porrà a questo tipo di problematiche. Singolarmente possiamo fare qualcosa? Sì, come ti dicevo prima, esistono prodotti PFAS free che sono etichettati appunto come PFAS free. Possiamo cercarli, individuarli, e questo è sicuramente qualcosa di consigliabile. Poi, ma questa è tutt'altro che una novità, possiamo, anzi dobbiamo, ridurre il consumo di alimenti contenuti in imballaggi di plastica, carta, cartone. Possiamo, anzi dovremmo proprio, evitare l'uso del forno a microonde per riscaldare alimenti già imballati. Sai quelli che ti dicono basta metterli nel microonde? Quelli lì, meglio non comprarli proprio. Limitare più che possiamo l'uso di contenitori in plastica per conservare il cibo in frigorifero, sostituendoli ogni volta che possiamo con il vetro con chiusure ermetiche. Per salvare il nostro bicchiere d'acqua semplice e potabile, poi, possiamo montare sui nostri rubinetti filtri a osmosi inversa. Non chiedermi che cos'è l'osmosi inversa, però ti posso dire che di questi filtri ce ne sono davvero di tutti i prezzi, li trovi se vuoi anche su Amazon.
E per la nostra frutta e la nostra verdura? Beh, l'unica è scegliere decisamente quella che proviene da coltivazione biologica controllata, ossia veramente biologica. E dunque quella coltivazione che non usa pesticidi, nei quali le PFAS si trovano in abbondanza. Sono Giovanna Renarecci, questo era un episodio di Alberi ed altre meraviglie, Radio 21 Aprile Web per la sostenibilità di tutti i giorni, puntata del 4 aprile 2024, PFAS quotidiane, le verità nascoste.